sindaco di Napoli Luigi De Magistris, buongiorno. Buongiorno a voi. Noi stiamo molto bene, anche perché devi sapere, sindaco, che io e Ferruccio siamo due sfegatati del Napoli, un po' come te, no? Immagino che a prima mattina comunque svegliarsi con tutti questi titoli dei giornali faccia piacere. Uno in particolare ci ha colpito, quello di Tutto Sport, che fa un plauso all'arbitro Errati per i cori discriminatori. Finalmente, direi. Sì, finalmente. Ieri una giornata. Un giorno buono effettivamente da questo punto di vista, perché vincere all'Olimpio la Lazio non era scontato, poteva essere una giornata favorevole alla Juve, abbiamo mantenuto la nostra posizione. Poi un bel segnale in controtendenza il comportamento dell'arbitro, perché Napoli è la nostra squadra, quasi a ogni partita che giochiamo fuori casa ci sono cori e atteggiamenti fortemente discriminatori. E questa, questo argomento ne fa venire in mente un altro. In un'intercettazione invece il Poccio Lavezzi, dicendo insomma che voleva andare via dalla città, ha detto Napoli è un carcere d'oro. Condividi questa affermazione? Napoli è un carcere d'oro? A Napoli secondo me è il contrario del carcere, per la verità, nel senso che ma non so Lavezzi cosa volesse dire, quindi io diciamo interpreto la frase carcere d'oro. Napoli oro non ne ha molto, perché c'è tanta sofferenza e tanta povertà. L'oro di Napoli è l'umanità. Il carcere Napoli non mi dà l'idea del carcere, perché Napoli invece è una città che sprizza, come dire, energia, è un po' come una pentola a pressione, bisogna togliere il tappo e liberare l'energia. Napoli è piena di creatività, certe volte anche una creatività del male, sia ben chiaro, ci sta anche chi utilizza la creatività per fare cose che non si devono fare, però io devo dire che questa è, se devo vedere un'assimilazione della nostra città, la vedrei collegata al Vesuvio, ai Campi Flegrei, a questo fuoco che c'è, diciamo, nel nostro corpo e nella nostra terra. Un sms che ci è arrivato al 338-2222-777, mi sa che te lo leggo proprio in napoletano, ce lo scrive Tony però con la I, ce l'ha scritto nel corso di questa settimana e mi è piaciuto molto. Sindaco, ma camma fa cu sta tangenziale? Cioè, questo è un tema che ormai è stato trattato più volte. La tangenziale di Napoli, il pedaggio e ovviamente quella che era la vecchia discussione. Perché pagarlo? Si pagava perché bisognava farla. Poi la si è fatta e si è continuata a pagare. E giustamente Tony ti chiede cosa si può fare. Ma allora anche qui stiamo cercando di fare una battaglia storica, quella con Equitalia l'abbiamo vinta, ne abbiamo parlato in questi giorni dicendo addio ad Equitalia e gestendo noi la riscossione per il prossimo futuro di tutti i tributi alla città di Napoli. Adesso l'altra battaglia che vorremmo vincere, ancora più complicata, è questa, la tangenziale. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo acquisito tutto il carteggio presso il Ministero con un accesso agli atti per capire dove sono andati a finire innanzitutto i soldi, perché un altro tema è che i soldi che i napoletani, chiunque prende la tangenziale di Napoli, spende, dovrebbero rimanere per la manutenzione non solo della tangenziale, ma dovrebbero a nostro avviso rimanere alla città. Questo sarebbe un primo obiettivo, quindi capire e poi progressivamente arrivare a una soluzione che consenta o una forma di contributo dei cittadini che rimane tutto alla città, e quindi in questo caso cambierebbe completamente l'atteggiamento, mi avviso, i cittadini napoletani, o l'obiettivo massimo che si può perseguire anche come fattibilità economico-finanziaria, proprio del superamento del pedaggio. È un lavoro serio che stiamo facendo con gli avvocati del comune, siamo in una fase molto avanzata e sicuramente nelle prossime settimane faremo il punto della situazione. Sindaco, tra un po' ci saranno le primarie del PD e da lì uscirà uno dei competitor per le prossime elezioni. Le ultime primarie, insomma, non hanno fatto distinguere la politica napoletana per grandissima onestà. Cinesi invitati a votare, minorenni che venivano chiamati per votare. Insomma, ti aspetti qualcosa di differente, visto che questa giunta ha lanciato un modo di fare politica differente, quantomeno chiaro, trasparente? Ma questo me lo auguro da cittadino, perché a me piacciono le competizioni, quelle vere, quelle leali, quindi da cittadino napoletano mi auguro che non avvenga in qualche modo la fotografia di 5 anni fa. Come scenario politico, più o meno all'interno del PD mi sembra la stessa fotografia di 5 anni fa, quando poi con quelle primarie
io fui sollecitato in qualche modo da amici a candidarmi a sindaco di Napoli, cosa a cui non pensavo per nulla. Quindi vediamo che succede, per ora il quadro mi sembra molto confuso e quindi è uno dei motivi perché noi siamo sempre più determinati ad andare avanti per continuare il nostro difficile e entusiasmante lavoro. Prima di lasciarti ai tuoi impegni, veramente pochi secondi, giusto una mia curiosità, ma alla fine non vi potete incontrare a metà strada con Renzi? Lui ti invita in cabina di regia tua a Napoli? Ma io a posso raggiungerlo. A Teano, vai, esatto. Allora, magari lì. Vi dico di più, anche nel suo Granducato di Toscana, quindi anche sì. A Firenze, anche nel suo Air Force One che si è comprato con i soldi dello Stato, non so quanti centinaia di milioni, che 170 milioni, non so quanto è costato. Quindi io non ho problemi di dove, ho problemi di rispetto della Costituzione e delle leggi. Bagnoli, come lo stesso varrebbe per qualsiasi territorio strategico dell'Italia, lo devono scrivere innanzitutto i cittadini della città interessata e gli organi democraticamente eletti. Non puoi pensare di disegnare la Bagnoli dei prossimi 200 anni senza la città, senza i napoletani, senza il sindaco che è stato eletto e senza il consiglio comunale. Quindi io vado da Renzi dove pure lui, se lui rispetta questa cornice, cioè incontriamoci governo, comune e regione, ma non una cabina di regia dove c'è un commissario che la dirige, che è stato nominato in violazione di legge, dove hanno già deciso quello che devono fare, dove noi dovremmo fare le comparse ed essere conniventi e collusi di un'operazione illegale. Quindi siccome io sono un uomo delle istituzioni, oltre che un ex magistrato e un sindaco che tiene veramente, non a chiacchiera, la questione morale, io penso che la gente mi ha anche votato perché in quando accade qualcosa che non va, io la debba dire e ho il diritto e il dovere di dirlo.